San Francesco della Scarpa, un posto incantevole, bellissimo, appunto, che ci parla della bellezza del nostro paese. Berlinguer ci ha insegnato la bellezza della politica e ci ha insegnato che bisogna avere il coraggio di un'utopia che lavori sui tempi lunghi e non una politica politicante che guarda spesso il proprio ombelico. Non a caso Enrico Berlinguer è stato sicuramente un grande dirigente politico molto amato, non solo per le modalità con cui trovò la morte sul campo di battaglia per un uomo politico, e cioè mentre teneva un comizio nella campagna elettorale delle europee del 1984, in quel 7 di giugno a Padova, ma anche perché aveva la capacità di entrare nella vita delle persone con le sue argomentazioni. Ricordo una tribuna politica in cui il giornalista gli chiedeva conto del confronto aspro e dello scontro politico con il Partito Socialista di Bettino Craxi, e lui non rispose a quella domanda, tirò fuori una lettera dalla tasca e lesse questa lettera, che era di un pensionato di Urbino che gli aveva scritto raccontandogli come con la sua pensione era complicatissimo e difficilissimo tirare avanti la vita. E ecco, aveva questa capacità di entrare dentro le vicende delle persone, e facendogli capire che la politica è un grande strumento affinché le persone possano tornare ad impadronirsi della propria vita. We'll be right back.